E ora consueto appuntamento del giovedì con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi Informa, il notiziario della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, a cura dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. Riportiamo sul sito della Diocesi il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Gioventù 2022-2023, che sarà celebrata nelle chiese particolari il prossimo 20 novembre 2022 e a livello internazionale a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023, sul tema Maria si alzò e andò in fretta. Lunedì 19 settembre riprende il cammino di formazione per i seminaristi del seminario Vescovile, guidati dal nuovo rettore Don Massimiliano De Silvio e dal vicerettore Don Luigi Zicolella. Il 20 e 21 settembre si terrà il convegno pastorale di inizio anno presso l'Auditorium Regina Pacis a Molfetta, alle ore 19:30 per approfondire il cammino sinodale. Nella prima serata interverrà il professor sacerdote Dario Vitali e nella seconda serata si terranno i cantieri di Betania. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming sul sito diocesimolfetta.it. Ricordiamo che durante il convegno saranno date ulteriori indicazioni per gli abbonamenti parrocchiali al settimanale Luce e Vita in formato digitale. Entriamo nel vivo del numero 29 di Luce e Vita di domenica 18 settembre. La copertina dedicata al convegno pastorale ne approfondisce le tematiche a pagina 3 con l'intervento di Don Vito Bufi, direttore dell'Ufficio Pastorale Diocesano. In seconda pagina prosegue il dibattito sull'editoriale Quando un prete lascia. Una lettrice scrive al direttore per offrire nuove sollecitazioni e riflessioni. Il pagilone è dedicato al 40° anniversario della parrocchia San Pio X attraverso le parole di Don Vincenzo Di Palo, attuale parroco, e Lorenzo Pisani, parrocchiano che ha ripercorso la storia della comunità parrocchiale. A pagina 6, Marianna Porta, presidente della sottosezione diocesana dell'Unitalsi, racconta l'esperienza di accompagnamento a Lourdes dal 20 al 26 luglio scorso. Sulla stessa pagina riportiamo la lettera di Don Niccolò Tempesta, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, rivolta a sacerdoti, catechisti ed educatori ACR per il nuovo anno pastorale. Pagina 7 è un invito a tutti a donare per sostenere i sacerdoti nella giornata dedicata al sostentamento del clero domenica 18 settembre, come ringraziamento per il loro servizio e segno concreto di vicinanza e unione. In ultima pagina la rubrica di spiritualità curata dal diacono Don Leonardo Andriani e la testimonianza del diacono permanente Felice Marinelli sulla figura e la spiritualità di Padre Pio. Ricordiamo che è possibile ancora ritirare il settimanale in parrocchia o sottoscrivere un abbonamento cartaceo o digitale. Grazie per l'attenzione e buona lettura.